Allora, visto che siamo già un po' in ritardo da questa mattina, aspettando il collega, io inizio intanto, come dire, a introdurre questa tavola rotonda. Naturalmente scendiamo un po' sulla terra in questo momento, dopo queste bellissime introduzioni, questa bellissima lezione di questa mattina, e andiamo a incontrare i colleghi e le colleghe che all'interno dei sistemi bibliotecari, all'interno delle biblioteche, si occupano di gestire, affrontano il problema della gestione delle collezioni, della razionalizzazione delle collezioni e degli spazi. Più tardi, a breve, ve li presento uno a uno. Sono responsabili di sistemi bibliotecari, responsabili di biblioteche. Voglio però prima ringraziare l'Associazione Italiana Biblioteche, che per me è diventato, come penso per molti, un luogo in cui io mi sento molto a casa, un luogo di riflessione, di confronto e soprattutto anche di crescita in questo momento in cui, lo abbiamo sentito sia ieri che oggi, gli spazi di riconoscimento per le biblioteche sono a volte purtroppo sempre più ristretti. E ci tengo moltissimo anche a ringraziare i miei colleghi della Commissione Nazionale Biblioteche dell'Università e della Ricerca, perché sono davvero contenta di condividere con loro questo pezzo di strada e per me loro sono veramente una fonte di ispirazione molto importante. Ci troviamo nel 2022 a un convegno sui sistemi bibliotecari a parlare di collezioni, di spazi e servizi correlati agli spazi. Ora, questo dovrebbe sembrare, diciamo, strano, no? Un po' anomalo a dire, ma come, siamo nel 2022 e ancora stiamo parlando della necessità di razionalizzare gli spazi e le collezioni. Qui, diciamo, noi abbiamo collegato un pochino questa giornata a questo concetto di ritorno al futuro, nel senso che il lavoro sulle collezioni è naturalmente un lavoro che è un problema che ci tiene in qualche modo ancorati al passato, no? Su problematiche che fanno parte della tradizione delle biblioteche. Però dall'altro ci spinge anche, come abbiamo visto nella relazione di Chiara Fagiolani, della dottoressa Bertazzoli, a guardare questo problema con occhi diversi, ad affrontarlo sulla base di nuove prospettive, nuove strategie, nuove idee, quindi magari riuscire finalmente a giungere a un risultato. Chiaramente lo dobbiamo dire, all'interno delle biblioteche accademiche in realtà si parla ancora moltissimo, cioè il dialogo sulle politiche di revisione delle collezioni è davvero ancora molto, molto attuale. E quindi io, come dire, vi ricordo appunto rapidissimamente, perché sono cose che tutti sappiamo, ecco, stiamo ancora raccogliendo un'eredità, stiamo raccogliendo l'eredità della grande frammentazione, la storia delle nostre università che ha visto, che vedeva gli istituti, vedeva i dipartimenti come entità completamente autonome, no? Da un punto di vista non solo amministrativo, ma anche patrimoniale, e anche quella che, come dire, attitudine che sappiamo molto bene del docente universitario, magari di qualche anno fa, di identificare il luogo di lavoro con anche il luogo di vita e quindi in qualche modo tenere molto, molto strettamente legato la raccolta bibliotecaria alla singola materia, a fronte, no, di questa storia decennale che le biblioteche delle università hanno alle spalle, ecco che rispetto magari ad altre tipologie di biblioteca, le biblioteche delle università continuano, come dire, su molti fronti a dover fare i conti con questo tipo di problematica. Qui con me ci sono dei colleghi che vi passo a presentare. Mi sono appuntata un attimo le loro, come dire, molteplici attività. Abbiamo dall'Università degli Studi di Milano Laura Frigerio, che è caposettore di 6 biblioteche di area umanistica dell'Università degli Studi di Milano e responsabile della Biblioteca di Filosofia.
Prego i colleghi di correggermi se magari in tutti questi incarichi posso magari commettere qualche inesattezza. Carmen Spesa, che è una collega dell'Università di Genova ed è direttrice della Biblioteca Umanistica, è una biblioteca che comprende quattro grandi sedi, componente anche della Commissione Biblioteche di Ateneo ed è esperta proprio in tematiche riguardanti la gestione di collezioni. Paola Iannucci, che è qui alla mia sinistra, lavora all'Università di Ferrara, ha diversi ruoli di responsabilità, sempre nel settore delle biblioteche, prima nell'area biomedica, direttrice della Biblioteca Santa Maria delle Grazie e ora forse poi come coordinatrice sempre della ripartizione biblioteche, archivi e musei. Infine, responsabile del Polo Scienze della Società e dell'Uomo. Alla mia destra Daniela Grandin, coordinatrice del sistema bibliotecario di Ateneo, direttore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, direttore della Biblioteca Digitale di Ateneo ed è stata direttore della Biblioteca di Area Economica e direttore della Biblioteca di Area Umanistica dell'Università di Ca' Foscari. Vi presento adesso Sebastiano, ti chiediamo scusa se abbiamo iniziato, ma abbiamo solo fatto l'introduzione. Sebastiano Miccoli è direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche dell'Università di Padova e precedentemente ha avuto la direzione di alcune biblioteche, sempre di area umanistico-sociale, dell'Università degli Studi di Urbino. Infine arrivo e abbiamo Piera Storari, collega bibliotecaria dell'Università Roma III, con una lunga carriera proprio nel campo delle biblioteche, direttrice di varie biblioteche, delegata oggi al coordinamento del sistema bibliotecario di Ateneo e dell'ufficio coordinamento centrale per le biblioteche di Roma III. È anche responsabile dell'ufficio di staff del dirigente SBA e collabora con il Museo della Scuola dell'Educazione Mauro del Dipartimento di Scienze della Formazione Roma 3. Ora vedete, ma tutta questa presentazione, diciamo, oltre a sapere chi mi accompagna, diciamo, in questa chiacchierata, è anche perché, come dire, veramente vediamo che le figure che guidano le nostre biblioteche, che guidano i nostri sistemi bibliotecari, da un lato sono, diciamo, figure di tipo gestionale, alto, partecipano alla vita dell'Ateneo da, come dire, da un punto di vista gestionale di livello e dall'altro non perdono mai il contatto anche con quello che è la biblioteca aperta, la biblioteca sul territorio, la biblioteca come luogo che abbiamo citato più volte oggi. Quindi io vorrei iniziare proprio da Invertiamo Piera l'ordine Storari, alfabetico. perché vogliamo seguire un pochino, diciamo, abbiamo impostato questa giornata appunto come un dialogo e quindi, come dire, su questo speriamo di poter, come dire, l'argomento sappiamo che sarà più difficile smettere di parlare che trovare le cose da dire. E quindi io pregherei Piera appunto se vuole darci un pochino un inquadramento, le sue riflessioni su questo argomento, quali domande ci possiamo porre prima di parlare appunto di collezioni e vedere i casi delle altre università. E allora grazie innanzitutto di avermi invitato e questo il titolo già di questo convegno Ritorno al futuro mi ha dato un sacco di suggestioni perché quest'anno noi a Roma 3 abbiamo iniziato l'anno di celebrazione del trentennale della nostra nascita e lo slogan dell'Ateneo è proprio 30 anni nel futuro. E quindi, anche se una storia molto breve, 30 anni, appunto, sentiamo prima Ezio Tarantino che diceva 700 anni, però comunque è un punto, un momento di riflessione per noi importante. Quindi, come dicevo Marcella, io ho più domande che risposte in questa parte, proprio per guardare al futuro. E abbiamo avuto la fortuna quest'anno di fare un importante piano di formazione e abbiamo avuto anche Rosa Maiello come nostra docente, Chiara Fagiolani, eccetera. E proprio appunto partendo da Rosa, da quello che ci hanno appena raccontato Chiara Fagiolani e Agnese Bertazzoli, ho
vorrei appunto in questo momento appunto di domande stiamo pensando all'allineamento, il nostro allineamento rispetto all'Ateneo. E il nostro recente rettore Massimiliano Ferrucci pochi giorni fa, proprio dando il discorso inaugurale del trentennale, ha parlato del nostro Ateneo come un luogo della ricerca scientifica, dell'alta formazione, della crescita culturale, ma anche della maturazione civica, dell'inclusione sociale, un luogo sostenibile con un'apertura internazionale, ma aperto molto al dialogo con il territorio e con la scuola, e volta a favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti. Quindi sono tutti argomenti che abbiamo già sentito oggi molte volte e quindi appunto andrò molto veloce su questo. E anche recentemente, appunto da un anno, abbiamo il nostro nuovo direttore, che saluto e ringrazio di essere qui, l'ingegnere Alessandro Masci, che quando ha preso l'incarico un anno fa, appunto la prima interrogativa è stato: la biblioteca del futuro, cioè questi due anni di pandemia hanno cambiato moltissimo il nostro rapporto con gli spazi, eccetera, e quindi anche con le biblioteche, ha cambiato il rapporto degli studenti e dei ricercatori. Quali obiettivi ci dobbiamo porre alla biblioteca del futuro e come in questo modo impegnare al meglio le risorse che ci verranno date? E Roma 3, quindi questo discorso della razionalizzazione, di cui appunto è il tema di questa tavola rotonda, delle risorse delle collezioni e degli spazi, che sono le risorse fondamentali per l'erogazione dei nostri servizi, come possono essere allineati e strategici per il nostro Ateneo? E sicuramente lo sono stati all'inizio della nostra storia. Scusatemi, faccio un brevissimo cenno, perché il sistema bibliotecario di Roma 3 nasce praticamente con Roma 3 e devo dire che è stato l'impegno forte della nostra prima rettrice, che è scomparsa la scorsa settimana, la professoressa Bianca Maria Tedeschi Nilalli, anche la prima rettrice donna in Italia, che subito ha recepito quelli che erano appunto le idee del MUST, la missione biblioteche, sull'utilizzo, la razionalizzazione delle biblioteche. Quindi già le biblioteche esistenti, che venivano dall'ex magistero e quelle di nuova costituzione, sono state organizzate nel giro di 2-3 anni in un sistema bibliotecario d'Ateneo, con quattro, adesso sono diventate 8 biblioteche d'area e un ufficio di coordinamento che appunto gestiva sia il coordinamento appunto, ma anche lo sviluppo del sistema. Nel tempo, poi, nella storia, insomma, alcune cose, alcuni modelli sono cambiati, però questa idea della razionalizzazione è sempre stata molto forte. Quindi oggi il sistema bibliotecario Ateneo, ho montato alcune foto che vogliono essere più suggestioni, non ho messo neanche le didascalie, scusate, proprio per ragionare su questo discorso degli spazi e delle risorse. Cioè gli spazi, come vediamo qua, sono sia spazi, belli spazi nuovi, recuperati, noi abbiamo fatto una grande attività di recupero delle zone industriali a Roma 3, nella tutta la Ostiense e San Paolo, e sono spazi che, come vengono vissuti, come incontrano le esigenze appunto che abbiamo sentito tante volte dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Soprattutto sono spazi che vengono considerati luoghi ideali per lo studio, sono spazi che vengono frequentati al posto della sala lettura, oppure sono spazi che riescono a comunicare, a percepire quello che noi bibliotecari cerchiamo di dare. E lo stesso per le raccolte organizzate. Insomma, noi abbiamo fatto in questi anni un lavoro di riorganizzazione delle collezioni esistenti, di revisione. Adesso siamo ancora, abbiamo di nuovo un problema di spazi, quindi stiamo riragionando su come poter riorganizzare e dislocare eventualmente collezioni meno utilizzate, ma anche di scartare, perché poi abbiamo capito in questi anni come l'importanza sia quella della rete. Cioè non è possibile avere tutto, non è possibile, dobbiamo cercare di accrescere il nostro patrimonio di contatti, di rapporti con
le altre istituzioni, non solo dell'università, ma anche noi abbiamo subito sottoscritto l'accordo con Biblioteche di Roma per il prestito interbibliotecario metropolitano, che attualmente è sospeso, e con altre istituzioni, con la Regione Lazio, con Moabitic, cioè come creare appunto sinergie che possano comunque sostituirli. E soprattutto comunque nel nostro statuto, nel sistema bibliotecario è sempre stato visto come soprattutto come a servizio a supporto della ricerca e della didattica. Non c'è un accenno preciso alla terza missione, che invece dalle parole appunto dalle parole, non ho fatto uno studio così approfondito, ma dal discorso inaugurale di questo trentennale del rettore è fortemente presente. Quindi può essere questo la chiave, stiamo interrogandoci di come appunto far crescere la nostra reputazione all'interno del Reneo, dalla nostra governance, ma anche rispetto agli utenti, quel 7% di utenti appunto, di utenti in generale, noi parliamo di studenti soprattutto perché i docenti sappiamo che hanno molto spesso altre strade. Lo stiamo riscontrando anche noi, cioè c'è una resistenza a tornare in biblioteca o a farne un uso che non è quello che noi ci aspettiamo e che proponiamo. Quindi questo scollamento, come possiamo recuperarlo? Sappiamo ormai, ho letto recentemente l'indagine del Censis sull'uso dei media in epoca post-pandemia e sappiamo che il 20%, mi sembra più o meno, delle persone non riesce più a allontanarsi, a una dipendenza dallo smartphone, e il 40% dichiara di avere un problema. Noi sappiamo che le biblioteche ormai sono anche dentro uno smartphone, ma le biblioteche sono anche un luogo fisico che noi appunto vogliamo cercare di rivitalizzare il patrimonio. Abbiamo fatto recentemente un censimento di tutte le nostre collezioni storiche, fondi d'autori, eccetera, presto uscirà una nostra pubblicazione, e come far passare questo messaggio della biblioteca, patrimonio e spazio come bene comune agli studenti, come farli capire che è un luogo di ascolto e di confronto, è un luogo di diritti, come appunto nelle parole del rettore, è un luogo dove si deve riappropriare di uno spazio e di un tempo. Cioè noi siamo abituati, soprattutto i ragazzi, vedo anche le mie figlie, hanno questa idea che non hanno più un'idea di uno spazio e di un tempo, no? Perché ci siamo abituati e siamo sempre connessi a qualsiasi ora, eccetera. Quindi uno spazio che noi pensiamo a volte educante, no? Quello della biblioteca, in qualche modo per loro può essere respingente, cioè come facciamo a ritrovare quel filo? E quindi appunto c'ho un minutino e quindi appunto tutte queste sono sollecitazioni che appunto stiamo rivivendo e vorremmo cercare appunto di trovare attraverso alcune soluzioni, alcune ipotesi partecipate anche con gli studenti, eccetera, un modo per farli arrivare in biblioteca, per farli capire appunto che in biblioteca si acquistano poi le altre capacità, chiaramente, e quindi il paradosso, viviamo in uno spazio virtuale e noi stiamo proponendo un luogo fisico. Come facciamo? Cioè, dobbiamo pensare che la razionalizzazione va contaminata con la creatività e la contaminazione? Sì. Beh, grazie. Noi contiamo appunto di fare questo scambio veloce tra noi, poi dare spazio magari a domande del pubblico o a interventi dal pubblico e poi fare un secondo, insomma, giro di confronto su quello che ci siamo detti. Come sta emergendo più e più volte nella giornata di oggi questa parola progettare,
per esempio progettare l'impatto, abbiamo sentito stamattina progettare l'impatto, eccetera. La progettazione quindi è, come dire, sappiamo tutti che sta proprio alla base, no, del riuscire a portare un risultato al nostro Ateneo. Però sappiamo bene anche che nel caso delle biblioteche non sempre è possibile progettare con tempi lunghi, con tempi adeguati. A volte le emergenze ci travolgono o comunque ci complicano la vita decisamente. E questo, partendo da questo concetto, io vorrei chiedere a Carmen Spisa proprio una riflessione su com'è possibile conciliare, no, questo nostro lavoro della progettazione con l'emergenza che spesso e volentieri, io lo dico nel nostro caso chiaramente, ma penso che sia, come dire, un caso molto comune, ci porta a volte lontano dalla strada che ci siamo prefissati. Io partirei giusto da alcune parole chiave per condividere con voi l'esperienza di quello che ho fatto. Le parole chiave sono pianificazione, perché a tutti noi piacerebbe partire da una pianificazione imprevisto, la riprogettazione nell'emergenza e la resilienza. Resilienza nel senso di resilienza del bibliotecario, come da una riorganizzazione logisticamente di un e da una revisione delle raccolte obbligata presentata dal committente, si possa comunque trovare un'opportunità di miglioramento e utilizzazione dei servizi accanto a un'occasione di crescita professionale per il gruppo. Partirei da alcune informazioni di contesto per spiegarvi insomma come siamo organizzati. Dunque, io quando sono arrivata a Genova, il sistema bibliotecario Ateneo era composto da 14 centri di servizio bibliotecario e da un numero importante di biblioteche di sezioni dipartimentali, un totale circa di 61 punti di erogazione servizi. Dopo la Gelmini, ovviamente, c'è stata una riorganizzazione di Ateneo e quindi siamo passati dalle ex facoltà alle scuole, a 5 scuole, e il sistema bibliotecario di Ateneo è stato ridisegnato da carta in 5 biblioteche di scuole. Tutto ciò senza ovviamente fare nulla logisticamente, nel senso che comunque i 61 punti continuavano a. Nel caso della biblioteca umanistica, la biblioteca umanistica è l'unificazione delle 12 ex biblioteche delle sezioni dipartimentali di lettere e di. 12 biblioteche che erano dislocate su quattro diversi edifici. Edifici storicamente, artisticamente rilevanti, ogni edificio ha 5 piani, quindi il patrimonio librario è distribuito in questi 5 piani all'interno degli studi dei docenti, con tutta una serie di problematiche correlate, sia da un punto di vista di sicurezza, quindi di carico statico, di carico di incendio, eccetera, sia da un punto di vista organizzativo, ovviamente. Come abbiamo proceduto? Abbiamo proceduto ovviamente anzitutto individuando un unico punto di servizio per edificio, quantomeno per razionalizzare. Intanto il patrimonio all'epoca consisteva in circa 400.000 volumi di monografie e oltre 4.000 titoli di periodici di riferimento. Quindi si poneva già all'epoca, come in molti casi, il problema della alleggerimento degli spazi. L'Ateneo aveva cominciato a progettare dei depositi verso i quali far confluire il patrimonio di minor volume. Si è elaborato una policy di Ateneo per individuare ovviamente i criteri, fare tutte le cose per bene, eccetera, eccetera, e nel 2018 è stato inaugurato un deposito all'interno della Biblioteca di Scienze Politiche dei propri per accogliere circa 7.500 metri lineari. Quella doveva diventare una sezione interdipartimentale per alleggerire le collezioni presenti nella zona Balbi delle scuole di scienze umanistiche, scienze sociali, in particolare giurisprudenza e lettere, con appunto teoricamente il materiale di un'organizzazione.
Cosa è successo? È successo l'imprevisto. L'imprevisto, improvvisamente bisognava dismettere edifici, spazi, improvvisamente bisognava mettersi in regola con tutta una serie di problematiche di sicurezza e questo deposito interdipartimentale si è dovuto aprire e accogliere anche il patrimonio della biblioteca. Ovviamente gli spazi improvvisamente si sono ulteriormente ridotti. A quel punto che cosa fare? Incredibilmente in una riunione congiunta con l'allora presidente del bibliotecario Ateneo, senza che nessuno si fosse messo d'accordo, tutti i bibliotecari dell'umanistica hanno detto no, noi dobbiamo costituire un'emeroteca nel deposito, per con un progetto un po' folle, un po' audace, diciamo così, nel senso di accanto al lavoro ordinario di revisione delle raccolte delle monografie all'interno degli spazi dipartimentali della zona di Balbi, che comunque andava avanti, abbiamo fatto questo lavoro di trasferimento. Diciamo, non è stato un trasloco, è stata una ricomposizione ordinata del patrimonio dei periodici, nel senso che ovviamente negli anni le varie sezioni si erano coordinate, gli acquisti, gli abbonamenti si erano razionalizzati, eccetera, però avevamo un sacco di titoli in comune con un sacco di consistenze diverse. Perché dico lavoro audace, quantomeno, se non folle? Perché noi contestualmente abbiamo fatto l'operazione di scatto e contestualmente l'operazione di trasferimento di queste collezioni, quindi una progettazione prima su carta e poi fisicamente partendo da sezione a sezione, abbiamo riversato tutto il patrimonio delle riviste in questo deposito. Il tutto a servizi attivi, nel senso che ovviamente per coinvolgere tutto e convincere anche i docenti e i nostri utenti della bontà di questo progetto, c'era il fatto di scatolare, usare, lasciare lo spazio ovviamente per le altre sezioni, per la crescita di questa ricomposizione di tutte le consistenze, di una delle consistenze, inserire titoli che non erano ancora inseriti, per cui prima ne avevamo contato circa 3.000, adesso sono 4.000, e è stato un lavoro massacrante che ha impegnato circa 2 anni. Insegnando direttamente il personale della biblioteca umanistica, ovviamente supportato da dei traslocatori, ma insomma il lavoro grosso di concerto della seduta dei bibliotecari, che però si è rivelato strategico poi nel lungo periodo, perché abbiamo quasi concluso quando tutti avevano, cioè a marzo del 2020, noi eravamo ancora tutti a casa, noi eravamo lì che finivamo di portare i periodici, e questa cosa ha consentito poi, durante tutto il periodo della pandemia, di rispondere alle esigenze dell'utenza in maniera al di là delle aspettative. Noi abbiamo avuto docenti che ci hanno detto, come c'è stata la pandemia, dovevo consegnare e pubblicare un libro, alla fine sono riuscita a pubblicarne tutti, io non ci credo ancora adesso, perché voi c'eravate e avete continuato a fornire i servizi. Ma come? Ovviamente abbiamo avuto un'impennata, un trend in salita delle richieste base, sia dei documenti degli libri che un servizio nuovo che abbiamo fornito della digitalizzazione degli articoli dei periodici ai nostri utenti interni. Ho dei numeri incredibili, ovviamente nel 2019 era un servizio che non esisteva e si è realizzato con una risposta molto. Oltre a questo, però, l'altro valore aggiunto è stato quello della crescita della riorganizzazione interna, quindi della valorizzazione del personale, perché noi ovviamente provenivamo da biblioteche, dipartimentali, del centro di servizi, di sezione, eccetera. Ci eravamo messi insieme, avevamo cercato di mettere a fatto comune tutte le esperienze positive, le buone pratiche, eccetera, però un lavoro così, un progetto così unificante non l'avevamo ancora avuto. Con questo effettivamente adesso finalmente ci sentiamo non più bibliotecari della nostra piccola sezione, ma bibliotecari e questo insomma è quello che dicevo, la resilienza del bibliotecario. Poi avrei altre domande, ma magari grazie. Grazie
mettiamo in evidenza come il lavoro che effettivamente si fa ha quel ritorno di sostenibilità e comunque anche di miglioramento proprio di un servizio fornito all'utenza, perché forse quello che non è tanto chiaro è che nel momento in cui un periodico è collocato in 10 punti diversi, nel periodo della pandemia sarebbe stato realmente impossibile per noi dare quel servizio. Quindi questo lavoro, come dire, seppure partito da un'emergenza, l'idea del bibliotecario, da cui Carmen dice folle, perché in realtà io l'avevo pure un po', cioè avevo paura di affrontare questo lavoro, dico, cioè avevo avuto dei grossi timori, no? Ma poi è vero quello che dice Carmen, che alla fine il bibliotecario ha la visione giusta quando riesce a portare all'utente il proprio materiale e restituire degli spazi importanti ai propri studenti. Quando io vorrei dare adesso la parola a Sebastiano Piccoli, lui ha uno sguardo più ampio su vari campi disciplinari, direi, no? Perché il problema, diciamo, delle collezioni, la necessità di restituire spazi e la necessità di razionalizzare non riguarda solo il campo umanistico, il campo sociale, ma riguarda spesso e volentieri tutte le aree disciplinari. E il caso di Sebastiano, secondo me, è molto indicativo in questo senso, ed è un caso da cui vediamo anche, cominciamo a vedere anche il ritorno non solo per la propria università, ma anche, mi pare, per il territorio su cui il nostro ateneo si va a piantare. Sì, esatto. Salve a tutti, grazie davvero dell'invito e da modo di parlare dell'esperienza che si è realizzata ed è ancora in atto presso l'Università di Padova. E questo è il logo ufficiale di quest'anno. Diciamo che quest'anno abbiamo 800 anni, è stato ripetuto più che abbondantemente questo luogo della celebrazione. Allora, io ho intitolato questa piccola presentazione Le biblioteche, il sistema bibliotecario dell'Ateneo dell'Università di Padova tra realizzazioni e progetti. C'è un piccolo corollario che non ho inserito nel titolo, sia per ragioni di stilistiche che per ragioni di opportunità comunicative, e cioè criticità, perché sono le realizzazioni, i progetti, ma anche ovviamente le criticità. Penso che la situazione dell'Ateneo di Padova abbia delle caratteristiche molto comuni, comuni nel senso di condivise da tanti altri sistemi bibliotecari. L'Università di Padova è, secondo la classificazione Censis, un mega Ateneo. Il sistema bibliotecario, diciamo, rappresenta queste dimensioni molto cospicue. Quest'anno l'Ateneo ha raggiunto, anzi l'anno scorso veramente, perché quest'anno non ci sono ancora cifre esatte, quasi poco meno di 70.000 iscritti. Le biblioteche sono 29, il posseduto totale di circa 2 milioni e mezzo di volumi, ecco, tanto per darvi un po' un'idea delle dimensioni. Anche a Padova, come in altri Atenei, l'ultimo decennio ha voluto dire operazioni di accorpamento di biblioteche, accorpamento, razionalizzazione e ricollocazione ovviamente del materiale. Delle prime è stata questa realizzazione della nuova biblioteca di scienze dell'antichità, arte e musica, che ha raccolto le collezioni che prima erano depositate sempre nel Palazzo Liviano, qui siamo al centro di Padova, ai piani superiori. Il Palazzo Liviano è stato progettato e costruito da Giopponti negli anni
2030. Ovviamente la crescita delle collezioni aveva causato problemi di staticità nei piani superiori. C'è stato un ampio progetto di ristrutturazione di questi spazi che, come vedete, erano collaterali, secondari al piano terra degli edifici attigui al palazzo. Le collezioni quindi sono state spostate dai piani superiori a questa nuova biblioteca molto confortevole, non ha gli stessi spazi dei piani superiori. E quindi già in questo caso ci sono stati dei problemi, diciamo, di adeguamento delle scaffalature al posseduto. Un'altra delle realizzazioni, qui siamo nel 2019, è stata frutto di un cospicuo lavoro progettuale svolto dall'università per la costituzione di un nuovo polo umanistico. Nuovo polo umanistico collocato in un ex convento che alla fine, spero di ricordare bene, alla fine dell'Ottocento era stato trasformato in ospedale geriatrico, che progressivamente nel corso del Novecento aveva perso questa funzione. L'università lo ha acquisito ristrutturando alcuni spazi, vedete che questi sono spazi antichi, e costruendo nuovi spazi in un'ottica di questo intercetto quello che diceva appunto prima Marcella, in un'ottica di riqualificazione urbana. Il complesso del Beato Pellegrino è in una zona di Padova che prima, diciamo, era considerata parzialmente malfamata, diciamo, in una zona in cui i cittadini padovani andavano poco volentieri, in una zona in cui i prezzi delle case erano calati se non crollati. La ristrutturazione e la costruzione di questo nuovo edificio con le attività culturali connesse ha portato, ed è questo è concreto, a una riqualificazione dell'intera zona. Il complesso del Beato Pellegrino incide proprio al centro di questa serie di quartieri e ha costituito anche una zona di collegamento tra vari settori della città, nel senso che all'interno del complesso si transita da una parte all'altra ed è aperto ovviamente a tutti. È molto bello vedere d'estate le mamme che portano i bimbi a giocare in questi chiostri. Quindi, insomma, da questo punto di vista è stata una vera realizzazione. Peraltro sostenibile, perché l'intero complesso è riscaldato con il geotermico, quindi è a emissioni zero. Da questo punto di vista bisogna dire che hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Sono stati qui, per fortuna, in spazi librari adeguati, ma c'è il risvolto della medaglia, in spazi librari, bibliotecari, nel senso di sale di lettura, depositi e scaffalature effettivamente congrue al patrimonio, sono state riunite qui anche, di nuovo in questo caso, biblioteche di vari settori, come vedete, studi letterari, linguistici, pedagogici e dello spettacolo. Il totale è rilevante, siamo sui 350.000 volumi per 460 posti di lettura. La biblioteca, sempre per il Beato Pellegrino, è stata progettata pensando ad uno spazio di lettura per gli utenti, non dico gli studenti, ma gli utenti. E gli uffici dei bibliotecari sono molto poco consistenti, per non dire che se li sono proprio dimenticati, non è così, non se li sono dimenticati, ma
diciamo che la progettazione di questo luogo è stata esattamente mirata alla soddisfazione di un'esigenza dell'utenza per come era percepita da stakeholders non bibliotecari o parzialmente bibliotecari. Quindi ci sono delle criticità in questa realizzazione che pure è, ve lo potete immaginare, graditissima da parte dell'utenza e di complessa gestione da parte dei bibliotecari. Altra realizzazione è la ormai imminente nuova biblioteca di conservazione che sarà inaugurata, facendo tutti gli scongiuri del caso, il prossimo febbraio presso l'Orto Botanico di Padova, una realizzazione particolarmente significativa perché l'Orto Botanico di Padova è patrimonio dell'UNESCO e la biblioteca che già c'era nella palazzina del prefetto dell'Orto Botanico è stata rinnovata e sarà ampliata con le collezioni di uno dei pezzi forti dell'Università dell'Ateneo Padovano, che è la Biblioteca Antica di Medicina, la Biblioteca Pinelli. Questo è un rendering, queste sono foto delle collezioni di libri antichi della Biblioteca Pinelli e la slide successiva è un rendering degli spazi per come saranno sistemati. No, oddio. Vado avanti. Ecco, qui entriamo in un ambito progettuale. Il prossimo anno questo complesso entrerà nella progettazione esecutiva, quindi siamo già piuttosto avanti, ed è una nuova esempio di riqualificazione di spazi urbani, perché tutto quel complesso che vedete lì è il complesso della ex caserma Piave, comando militare del Veneto, acquisito dall'università, sarà il nuovo polo di scienze sociali. L'ellisse che vedete al centro sarà una nuova, completamente nuova, qui non si tratta di ristrutturazioni ma di costruzione ex novo, biblioteca di scienze sociali. L'architetto Chipperfield, lo studio Chipperfield, lo ha pensato in questa maniera particolarmente accattivante, come vedete. E questi sono, la biblioteca è ipogea, nel senso che questi spazi sono in un piano interrato, prende luce da quei giardini che sono quei due, in realtà adesso sono diventati tre cerchi, anzi ellissi interni. Di nuovo anche questa sarà una zona di passaggio tra diversi quartieri. Ovviamente una biblioteca del genere deve essere pensata, e noi la stiamo pensando, come una biblioteca anche al servizio della città, per forza. Se abbiamo detto che si tratta di ristrutturazioni, rivitalizzazione del territorio, eccetera, qui la terza missione diventa proprio evidente. Come vedete però, dal rendering successivo, qui dentro gli scaffali sarà un problema. Potete immaginare. Peraltro, la biblioteca è stata progettata con una capienza teorica di scaffali che è circa il 30% del posseduto del polo di scienze sociali. Ergo, ho torto collo, come si dice, bisognerà pensare ad una radicale revisione. Se vado avanti, ecco, l'Università di Padova ha a disposizione comunque un bellissimo deposito fuori Padova, il nuovo archivio di Legnano. Le biblioteche hanno 12 km di scaffalature dentro questo deposito, colme già al 90%, quindi bisognerà pensare a un nuovo deposito. Concludo con le criticità.
La criticità più grossa che posso avvertire adesso è dovuta alla fortissima spinta alla ricerca scientifica che è innescata dai fondi del PNRR. Questo spinge i dipartimenti, specialmente dell'area scientifica, a chiedere spazio, perché i fondi vogliono dire nuovi ricercatori, nuovi strumenti. Le nostre biblioteche sono quasi sempre al piano terra per i depositi che pesano. I microscopi elettronici bisogna metterli al piano terra perché i piani superiori vibrano e non, ecco, banalmente i depositi delle biblioteche devono essere liberati perché altrimenti non sanno dove mettere i microscopi elettronici, dico molto banalmente. La domanda è, la domanda che io mi pongo a questo punto, in questa situazione di pressione improvvisa, tanto per cambiare, è un po' urgente, è qual è il ruolo degli scaffali librari per una biblioteca del XXI secolo? Lo dico in termini un po' più precisi. Come possiamo ripensare, come devo ripensare il tema della presentazione delle collezioni nel XXI secolo? Lo devo eliminare completamente perché tanto, dice la Vulgata, è tutto digitale? O mi devo porre il problema che dicevamo prima? È un mondo virtuale, ma io gli propongo degli spazi fisici, perfetto. E me lo devo porre, ma se me lo devo porre, il ruolo dello scaffale, il ruolo delle collezioni, in generale, parlo di collezioni pensando anche a risorse, è un tema che sento molto presente. Grazie, scusate. No, grazie. Come dire, una bellissima prospettiva. Proseguiamo su questo tema delle biblioteche scientifiche, biomediche in particolare, con la collega Paola Iannucci, perché appunto troviamo che c'è una particolarità, no, nel mondo biomedico, nel mondo scientifico, e quindi ti darei la parola un attimo su questo input. Sì, grazie. Sì, c'è una particolarità su cui ho riflettuto in questi giorni, ed è questa. Allora, la realizzazione un primo nucleo della Biblioteca Santa Maria delle Grazie risale al 1993, quindi sono passati quasi 20 anni. E diciamo che il motivo è stato obbligato per i 3 dipartimenti, 2 istituti e un dipartimento che si dovevano aggregare, cioè dovevano aggregare il proprio patrimonio librario, che era sostanzialmente al 95% costituito dai periodici. E obbligati perché si trasferivano in quel bellissimo chiostro che vedete nell'immagine, quindi vicini di casa. E al centro un'ala di questo chiostro destinata a questo primo nucleo di una biblioteca unica centralizzata per queste 3 strutture. È stato veramente un esperimento perché era la prima volta che nell'area biomedica si centralizzava il patrimonio ed è stata certamente una sfida, anche se erano piccolo nucleo di patrimonio. Dove la criticità, diciamo, principale era la resistenza chiaramente dei docenti, dei ricercatori, che erano abituati ad avere le riviste sul proprio tavolo. E io durante quella fase, diciamo, parlando con loro, quindi qui questa mattina mi è molto risuonato il discorso del dialogo, perché ho capito quasi subito che
questo non era, diciamo, per un senso di proprietà, di attaccamento, di confine, ma era veramente derivato da un bisogno informativo e di ricerca fondamentale che era il loro. Cioè, in quegli anni le riviste erano cartacee, ci ricordiamo, e l'accesso all'informazione, all'ultima informazione, era fondamentale, avvenisse quando si voleva. E capito questo, diciamo che ho cercato di raccogliere, insomma, questa sfida facendo di questa aggregazione forzata un punto di forza invece che un punto di debolezza. In che modo? Cioè, in primo luogo puntando sulla, diciamo così, su una corretta gestione del patrimonio fisico, perché questo era fondamentale, cioè per noi bibliotecari diciamo che è normale, ma in quelle situazioni, nei singoli istituti dove non c'era una vera biblioteca, non era affatto scontato di trovare le riviste quando si cercano, di averle conservate correttamente, di averle disponibili per un tempo con un orario di apertura, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, questo per quello che riguarda il patrimonio fisico, quindi una gestione efficace e efficiente del patrimonio fisico. Ma questo non bastava, perché comunque la lontananza, no, rimaneva dal proprio tavolo. Quindi è quello su cui abbiamo puntato, è stato, diciamo così, l'inventarci, appoggiarci e fare servizi innovativi. Servizi innovativi che in quegli anni erano appena all'inizio, diciamo, per tutte le biblioteche, perché abbiamo avuto la fortuna di vivere, diciamo, l'inizio dell'elettronico, che in quell'area lì, è partita da lì, chiaramente era fondamentale. E quindi abbiamo, diciamo, innanzitutto catalogato, catalogo, ACNP, document delivery, ma anche, diciamo, dei servizi sulle banche personalizzati sulle banche dati, che è fondamentale in quell'area. Quindi avevamo Medline su CD-ROM, se qualcuno se lo ricorda, il Care Contents su dischetto, e lì ci inventammo questa diciamo forma di selective dissemination of information, che per loro diciamo superò abbondantemente il disagio di non avere la rivista sul tavolo, perché creando dei profili personalizzati di ricerca con i docenti, i ricercatori, chiunque lo volesse, ne avevamo decine e decine, e poi spedendo per posta elettronica, che era appena nata, quindi gli aggiornamenti bibliografici in modo, diciamo, regolare. Quindi questo lo racconto anche se sembra un po' archeologia oggi, ma è il concetto su cui ho riflettuto, è questo, cioè l'importanza proprio di cogliere qual è il bisogno, Il bisogno nell'area biomedica era di avere le informazioni e gli articoli il più velocemente possibile, perché questo è importante per la ricerca. E quindi trovando le strade che all'epoca erano quelle, adesso ce ne sono anche altre, diciamo. E quindi in questo senso la resilienza, anche che diceva la collega prima, mi trova molto d'accordo, cioè la resilienza come anche la fantasia e il rigore di cui ha parlato stamattina Chiara Fagiolani. Cioè, con queste due parole chiave in mente, no? Il rigore nel gestire le collezioni, che è comunque fondamentale anche nell'area biomedica,
delle connessioni fisiche, sono ben convinta di questo, e anche la creatività, se vogliamo, la fantasia di capire come intercettare i bisogni e trovare nuovi modi per soddisfarli. Qui siamo già nella fase successiva, che è del 2015, qui le resistenze non ci sono state, era già passato 12 anni, quando diciamo, quel primo nucleo di tre biblioteche originarie si è allargato e quindi c'è stato questo progetto di ristrutturazione della chiesa di Santa Maria delle Grazie, annessa al convento e al chiostro, per farne la sede di tutta l'area biomedica dell'Università di Ferrara, che voleva dire mettere insieme 10 biblioteche, 10 diversi patrimoni, in molte parti sovrapposti, e quindi anche qui il lavoro preliminare di deduplicazione dei doppi del posseduto è stato un lavoro molto lungo, e come anche poi fisicamente per portarli, no, nella nuova sede, e per arrivare ad avere una unica collezione il più completa possibile. E questo, diciamo così, è stato un obiettivo ben compreso da tutti. E questa foto l'ho messa perché diciamo così, l'inaugurazione di quella biblioteca è stato un momento molto importante per la città, e quindi qui il territorio veramente si è unito, diciamo, è stato un evento, perché quel luogo era conosciuto come Ferrara, lo chiamavano il Mortara 70, perché è il nome della via e il numero civico da cui si accedeva, che negli anni prima della guerra e anche fino all'inizio del dopoguerra era un luogo altamente malfamato, considerato, anche se era in una zona, diciamo, particolarmente malfamata nella città, perché è una città piccola, quindi questo stato di abbandono, di degrado di questo luogo, che comunque è una chiesa del 1501, cioè di abbandono era già da secoli, ecco, è stato veramente un momento importante, e è stato scritto anche sulla targa, sulla facciata della chiesa, che quella chiesa, quel luogo è stato restituito veramente alla città, e questa è stata una cosa molto, molto importante. Tra l'altro, durante questo, sì, puoi mettere anche quella lì, durante questo lavoro, questo progetto di valorizzazione delle nostre biblioteche, che sono tutte in sedi storiche, cioè tutti i palazzi del Rinascimento, una chiesa del Cinquecento, abbiamo anche un ex zuccherificio, un edificio quindi industriale dei primi del Novecento, e abbiamo diciamo, cercato di questo progetto di valorizzare il contenitore, quindi il palazzo, la sede, e il suo contenuto, quindi la biblioteca ospitata in quella sede e le collezioni antiche o perlomeno di pregio contenute in quella biblioteca. E una cosa che mi colpì molto quando abbiamo fatto nel 2018 l'inaugurazione, ecco, di questo itinerario, con una visita, un'apertura domenicale, visite guidate alla città, aperti, in tanti che sono venuti in questa sede di Santa Maria delle Grazie hanno detto, sono rimasti sbalorditi e hanno detto: non mi sarei mai immaginato e non sapevo che qui dentro ci fosse una biblioteca. Me lo ricordavo da bambino quando venivo qua a giocare in mezzo, che era una cosa proibitissima ovviamente, ma molti lo facevano, dei bambini che abitavano nel quartiere, non mi sarei mai immaginato che potesse diventare un luogo così bello. E se vogliamo far vedere, all'inizio c'era la sala, ecco questa,
questa è, diciamo, la sala studio e la prospettiva della Chiesa. Il progetto è durato tantissimi anni proprio perché il vincolo principale della soprintendenza fu quello di mantenere la percezione del volume interno della Chiesa. Concludo dicendo che queste persone, molte di queste che sono venute a vedere, hanno detto: ma posso venire io qui in un posto così bello a leggere il mio libro? Non sono iscritto all'università, non devo consultare niente, ma posso venire qui a leggere solo per stare in un posto così bello? Ho detto: certamente. Quindi ecco, il luogo è molto importante, il luogo fisico è molto importante. Se è bello ed è un edificio storico ristrutturato, valorizzato e accogliente, certamente questo ci aiuta. Ecco, poi sulla funzionalità di certe cose ne parliamo dopo. Grazie. Adesso andiamo in giardino. No, do la parola alla collega Daniela Grandin, che si sta come dire, un po' definendo un quadro, no? Stiamo arrivando, abbiamo visto delle realizzazioni bellissime, ci siamo fatti tante domande, abbiamo visto delle realizzazioni che portano ad un risultato anche in momenti di difficoltà di programmazione, ma poi vogliamo vedere, diciamo, a che cosa può portare quando un ateneo realmente investe e progetta in spazi per biblioteche anche su territori complicati. Molto complicati. E quindi ora ci cominciamo con le slide. Grazie. Sì. Intanto sì. Sì, diciamo che appunto costruire e fare biblioteche a Venezia, diciamo, è una cosa un po' particolare, considerando comunque anche Venezia si divide, diciamo, tra il centro storico, che è proprio le isole che la compongono, e poi quella terraferma, no? Il ponte che unisce il centro storico con la terraferma. È una superficie di 8 chilometri, quindi non è grandissima. Costruire biblioteche e razionalizzare era doveroso in qualche maniera. Qui ho riportato una foto che è esemplificativa. È chiaro che il problema dell'università era quello di avere moltissime sedi, cioè parlavamo di 26 sedi sparse in tutta la città, ed è una città dove ci si sposta prevalentemente a piedi, con un battello, no, bicicletta, no, macchina, molto già sostenibile in questo senso, no? Però spostarsi da un luogo all'altro diventa insostenibile se devi dare servizio agli studenti, servizi, diciamo, di una certa qualità. Quindi, diciamo, si sono realizzate, e qui si vede il prima degli anni, e poi il poi, tutto quello che è stato realizzato poi negli anni 2000, ma è un progetto che parte dall'istante, cioè quello che è stato realizzato per le biblioteche alla metà degli anni 2000 in realtà parte dall'istante. Parte 20 anni prima, con una sorta anche di patto politico tra l'ateneo e la città. Cioè, noi investiamo, restituiamo alla città anche dei patrimoni, ma anche degli spazi che la città può fruire, costruendo anche una sorta di aggregazione, di accentramento, di anche flussi di persone e di studenti. Questo era l'aspetto anche fondamentale, no? Ecco che mi rilascio anche al discorso fatto in precedenza di recupero di aree, perché c'erano delle aree dismesse a Venezia che non venivano utilizzate, no? Recupero di quelle aree e valorizzazione soltanto per l'ateneo, ma anche per la città. Cioè, restituivamo alla città anche degli spazi che proprio con il flusso
di docenti, studenti, studiosi, le ricerche prendevano e si valorizzavano con una serie di anche creazioni di attività che venivano indotte da questi nuovi, diciamo, servizi. Quindi passiamo a sinistra 26 sede, si vede poi già come il principio della sostenibilità venga raffigurato molto chiaramente da questa diciamo, fotografia in destra, dove abbiamo tre grandi biblioteche, okay, quindi non più 26 sede, ma tre grandi biblioteche, una biblioteca di area economica, che è un po' all'estremo, all'interno della città, all'interno del centro storico, una biblioteca di area umanistica, a Mestre, passato un ponte che collega il centro storico con la terraferma, una grande biblioteca di area scientifica e anche lì abbiamo da poco recuperato dello spazio per un deposito librario. Tutto questo fatto, come dire, con un senso di visione, di prospettiva, è iniziato negli anni 90 e sta proseguendo. Quindi è chiaro che la progettazione fatta negli anni 90 poi si è adattata al contesto e anche alle emergenze che sono nate nel corso degli anni e anche alle, diciamo, necessità che gli aspetti evolutivi della biblioteca e della città stessa imponevano, però, come dire, sempre con quel senso di una visione che abbraccia un periodo molto lungo. Quindi adesso facciamo vedere alcune foto, ad esempio. Ecco, noi abbiamo fatto quell'operazione di uscire dai palazzi storici, 26 sedi ospitati in palazzi storici del Patriarcato Veneziano, ma che erano insostenibili, cioè, torni sulla slide precedente, bellissimi lampadari di vinili, gli affreschi, ma non c'era più spazio, perché nel contempo l'università cresceva, gli studenti aumentavano di numero, quindi erano spazi che erano insufficienti e insostenibili per quello che l'università stava diventando e per quello che anche la città voleva diventare, non solo più un luogo e un flusso turistico, perché Venezia non vuole essere soltanto questo, vuole essere una città di cultura, di ricerca, di sviluppo artistico e non solo turistico. Quindi vedete che sotto, come diceva un mio collega, i libri restavano in un equilibrio che sfida le leggi della fisica, cioè un po' sovrapposti. Bellissimi questi palazzi. Sì, però di fatto non più adatti ad una funzionalità richiesta e anche una bellezza, se vogliamo, perché una bellezza diversa anche, no? Questi hanno una loro bellezza, però quello che abbiamo costruito forse è anche più bello perché è anche più utilizzabile in qualche maniera. Quindi una delle prime biblioteche che è partita è la biblioteca di area economica. Qui mi è piaciuto far vedere il prima. Cosa c'era prima? Ecco, cosa è stato recuperato in un'area dismessa? Era pericolosa. I locali la chiamavano Baia dei Re perché c'era il traffico, insomma, non era una bella zona. Questo era quello, lo vediamo dopo, questo era quello che c'era, c'era prima del campus di area economica e di questa grande biblioteca di area economica che aveva di collegato e raccolto insieme cinque biblioteche, economia, statistica, eccetera, eccetera, disperse all'interno della città. Gli studenti dovevano spostarsi da una parte all'altra, fare lezione, raggiungere una sede, raggiungere un'altra sede, era insostenibile. Quindi questa era quello che c'era prima e questo è quello che è diventato. Quindi una biblioteca di quasi 3.000 metri quadrati, con 300.000 volumi, con un giardino aperto alla città, perché quel giardino può essere frequentato dalla città
e direttamente collegabile anche con la stazione del treno. Adesso si può raggiungere attraverso il ponte Solesin, Valeria Solesin, che è stato appunto dedicato a questa studentessa, e all'interno 250 posti con molti servizi. Quindi il fatto di razionalizzare e accorpare ha consentito anche di creare anche, di cambiare i processi di lavoro. Non tutti fanno le stesse cose. N numero di biblioteche dipartimentali, N numero di catalogatori, eccetera, eccetera. Qui c'è stata una razionalizzazione delle collezioni, quindi anche questo è sostenibile. Non devo comprarle più N numero delle stesse copie, degli stessi periodici. C'è stata una razionalizzazione dei processi di lavoro, liberando delle risorse per investire in nuovi servizi, supporto alla ricerca che si è evoluto nel tempo. E quindi è stato, quindi lascio il fatto del grande lavoro che immagino ne ha parlato prima la collega, cosa significa deduplicare, accorpare, ordinare in un'unica sequenza. Le cinque biblioteche avevano ognuno una sua collocazione, of course, ognuno aveva un suo regolamento, una sua modalità di erogare il prestito, senza contare tutti i libri che i docenti erano ormai consideravano come propri, peccato che erano della biblioteca, ma non importa, questo è un capitolo divertente da raccontare. Quindi questi sono gli altri spazi, sempre che riguardano la biblioteca. Quindi, diciamo, sono stati fatti degli interventi di rigenerazione urbana, quindi di valorizzazione con anche una creazione di un tessuto sociale positivo. Voi pensate, biblioteca aperte fino a mezzanotte, in aree prima deserte. Ha creato una, diciamo, valorizzazione e una rigenerazione non soltanto, diciamo, proprio urbana e logistica, ma anche sociale, molto importante. Questo, invece, ci spostiamo a Mestre, era quello che c'era prima, mi dispiace, ho trovato solo una fotografia aerea, quello che c'era prima nella biblioteca del campus scientifico, praticamente nulla. In realtà poi è nata, cioè è stata costruita ed è stata inaugurata negli anni, all'inizio del 2011-12, la biblioteca del campus scientifico. Quindi vedete già che le linee sono molto moderne, perché chiaramente in terraferma ci sono meno vincoli che a Venezia. E questa, insomma, per noi però è comunque una biblioteca di grande qualità, perché all'interno del campus, e quindi anche, a proposito, parlavamo prima di allineamento, è facile trovarsi in un contesto e allineare anche quelli che sono gli obiettivi, gli interessi, le attività con la parte anche della ricerca, con la parte della città e con la parte della didattica. Quindi spazi molto grandi, ci sono 40.000 volumi, comunque più di 150 posti, anche qui con tecniche di sostenibilità, però qui è chiaro che giochiamo facile. Invece volevo parlarvi di un'altra realizzazione, perché noi, vi ricordate, 4 biblioteche, 3 biblioteche di area, da 26 sedi siamo passati a 3 grandi biblioteche di area. Questa è la biblioteca di area umanistica, che è stata ospitata all'interno del centro storico, di un palazzo degli anni 60, e dopo 10 anni questa biblioteca ha dovuto ricostruirsi in qualche maniera, perché era stata progettata, pur essendo aperta nel 2007, per contenere tutti i libri delle 7 biblioteche dipartimentali. Mettiamo dentro tutte le collezioni, 400.000 volumi in 2.500 metri quadrati. Quindi, economia, maggiori metri quadrati con la metà dei volumi. Qui il doppio dei volumi con minore metri quadrati. E la crescita era insufficiente, ovviamente, ma forse non era neanche più adeguata a quella che è una biblioteca moderna. Cioè,
hai bisogno di altri spazi, di altri servizi. Quindi quando sono arrivata lì ho cercato di riorganizzare gli spazi, ho portato via le collezioni, c'erano spazi che erano occupati da metri e metri lineari, li ho portati in uno spazio, perché si era creata l'opportunità all'interno di un deposito, e ho creato spazi aperti. Ecco quello che è chiamato Welcome Area, perché è proprio l'ingresso dove si possono fare convegni, perché quei tavoli si possono piegare, mettere i lati, perché anche gli arredi sono importanti e consentono una flessibilità e l'utilizzo degli spazi. Quindi è un costante riprogettare e rifunzionalizzare. Un laboratorio digitale, prima parlavamo di non so quanti volumi, o il PNR che parlava di digitalizzazione dei volumi, quindi un laboratorio digitale con uno scanner, e anche degli spazi dove i ragazzi possono fare lavori di gruppo. Questo è importante, non solo lo studio individuale, ma lavori di gruppo dove possono tessere anche delle relazioni sociali, di studio, ma tante cose. Questi devono essere in qualche maniera presenti. Io praticamente, una foto dei nostri traslochi ve l'ha messo, perché insomma trasferire con le barche mi sembrava una cosa molto, molto, non è così semplice, vedete, con le gru, con le barche, con tutte, cioè non è una cosa così semplice. Come dire, la biblioteca è costantemente in costruzione, in evoluzione, e adesso stiamo progettando quella che è l'ultima sede, che rimane ancora frammentata, perché se torno indietro e torno alla prima slide, ecco, quello che ancora, diciamo, si trova diviso è tutta la parte linguistica, che per noi invece, vedete come cambiano anche. Fino a 20 anni fa forse gli studenti maggiori erano quelli di economia, il numero. Adesso sono stati sorpassati da quelli di area linguistica, perché giapponese, cinese, poi da noi vengono insegnate 42 lingue. Quindi diventa prioritario aggregare queste sedi che rimangono ancora separate. E stiamo lavorando a un progetto che purtroppo in questo momento non vi posso anticipare, però spero in un'altra occasione di poterlo fare. Grazie. Grazie, ci avviamo, diciamo, all'ultimo intervento, con un po' di ritardo, siamo partiti con delle domande, proviamo a finire con delle risposte e quindi chiediamo a Laura Frigerio se ci può, come dire, dare una visione conclusiva rispetto a tutto quello che ci siamo detti e tutti gli esempi che abbiamo visto. Lavorando appunto a questo progetto di scrittura delle collezioni, legata a molte questioni, cioè da un lato anche questioni storiche legate alle nostre biblioteche, ai progetti di trasferimenti, alcuni già ben definiti e programmati, altri ancora in corso di studio, ci siamo resi conto però che a fronte di un documento generale, diciamo, delle collezioni, avevamo bisogno prima di stilare delle linee guida interne, una vera policy di SBA che permettesse anche ai nostri colleghi poi di lavorare con più serenità e con più competenza ai progetti di sviluppo, di conservazione, di ampliamento delle nostre collezioni, che sono collezioni ibride, collezioni cartacee, collezioni digitali, in un processo di crescita continua che ha avuto soprattutto negli ultimi 30 anni un grossissimo sviluppo,
legato anche a ottimi finanziamenti che abbiamo avuto dal nostro Ateneo, quindi serve anche una sensibilità rispetto alla crescita delle biblioteche e delle collezioni, e che però non ha visto da parte dei bibliotecari un'attività costante nel processo proprio di analisi delle collezioni e di revisione delle collezioni. Per cui questo è diventato adesso davvero una necessità, un'emergenza, una delle tante emergenze che stiamo vivendo anche nel dopo Covid, diciamo. Ma un'emergenza, vi ho messo questa foto che è una delle nostre biblioteche della Romanistica, la Biblioteca di Scienze della Storia, che è una dimostrazione proprio emblematica di come siamo messi, cioè siamo abbastanza saturi. Il progetto di, comunque, di creazione di un deposito esterno ce l'abbiamo da tanti anni, vorremmo un deposito attivo per la collezione storica, ma è un progetto che è sempre stato rimandato, spostato, quindi diciamo che per noi è un progetto parallelo a quello che invece deve diventare un lavoro di analisi e di revisione delle collezioni che già possediamo. Abbiamo quindi pensato per questo lavoro di partire dai dati, da una mappatura delle nostre collezioni, e abbiamo lavorato sia sui periodici che sulle fotografie. Questa mappatura già da sé è stata molto interessante come lavoro, perché abbiamo dovuto lavorare su dati che nel corso degli anni erano stati naturalmente trasformati in molte occasioni, abbiamo avuto migrazioni da un sistema all'altro, non c'era stata anche una costanza, un'uniformità nell'inserimento dei dati che adesso ci sarebbero serviti per questa raccolta. Sì, passiamo pure all'immagine successiva, che è un'immagine suggestiva, ve l'ho portata per questo, perché è un'immagine che appunto da una raccolta di dati ci sintetizza una situazione. Questa riguarda le monografie. Vediamo sull'asse delle ascisse in orizzontale i codici delle nostre 17 biblioteche. Noi siamo 17 grandi biblioteche più punti di servizio distribuite nella città di Milano, alcune nella sede storica di Festa del Perdono, altre in campus di altre zone di Milano, in alcuni casi anche fuori dalla città. Le biblioteche umanistiche, che sono quelle che io conosco meglio, sono 6, 3 nella sede centrale e 3 in punti cittadini, però non vicinissimi alla sede centrale. Allora, i codici della barra in basso sono i codici delle nostre biblioteche. Sull'asse invece a destra vediamo dei numeri. Allora, a mano che si sale dal bianco verso il blu, troviamo il numero dei doppi, i doppioni, cioè i dati ci hanno dato un grande turbamento. Non ci aspettavamo una situazione così estesa. Abbiamo addirittura, adesso dico un numero pazzesco che stupisce anche me, 400.000 libri da ricontrollare, perché sono doppi, doppioni, copie doppie, triple, quadruple, quintuple, e che in un certo senso ripercorrono la nostra storia. Cioè, perché tanti doppi? Per tantissime ragioni. All'inizio si compravano i doppi perché banalmente non si sapeva che nelle altre biblioteche il libro era già posseduto, oppure perché i nostri docenti, i loro insegnamenti richiedevano anche copie doppie nei dipartimenti. Altre volte sono doppi frutto di donazioni. Abbiamo anche doppi in fondi personali, quindi assolutamente irrinunciabili. Altre volte ancora i trasferimenti di docenti magari da una struttura all'altra comportavano anche spostamenti interni o nuove duplicazioni. Adesso la situazione è veramente problematica. Quello che è interessante vedere non sono magari tanto i doppi all'interno della singola biblioteca, ma i doppi a incrocio, cioè quanti libri, per esempio, la mia biblioteca di filosofia, che è quella dove sta proprio anche il mio ufficio, quella che conosco più di tutte, ha in comune con la biblioteca a fianco, che è la biblioteca di scienze della storia. Ecco,
giusto per dire uno, così un'entità che magari può essere parlante, se nella mia biblioteca io riconosco la presenza di circa 2000 doppi e molti dei quali non potrò scattare perché o sono nei fondi, come vi dicevo prima, bibliografici, o sono copie doppie magari di classici della mia disciplina che ha senso tenere, o sono testi d'esame, eccetera. Quindi un numero abbastanza irrisorio e anche ragionevolmente fattibile con le mie forze, ecco, interne. Però già per esempio quella biblioteca di storia mia vicina di casa ho 4000 doppi. Allora qui il discorso si fa già più interessante. Si fa interessante anche perché bisogna decidere una politica dello scarto. Scarto i doppi, ma chi tiene e chi tiene cosa e perché? Quindi è necessario anche lavorare proprio a una politica delle collezioni, che vorrebbe essere una politica che va a definire che cosa è più pertinente in una determinata biblioteca, perché deve stare lì, perché i nostri utenti si possano aspettare di trovare lì tutte le cose che servono e non altrove. Quindi quello che ci aspetta è un lavoro di razionalizzazione, di snellimento sicuramente, ma anche proprio un lavoro più approfondito dal punto di vista scientifico di analisi appunto di ciò che noi già possediamo. Ho fatto anche un'altra immagine. Questa invece è un'immagine che riguarda la nostra situazione dei periodici. Che cosa vediamo? Vediamo che anche qui abbiamo doppi. La misura dei doppi è, direi, più ridotta, anche qui è necessario sicuramente un lavoro di revisione e di scarto, ma perché questo? Perché negli ultimi 15 anni è stata già portata avanti una politica molto stretta del nostro Ateneo di riduzione degli abbonamenti multipli e questo quindi già ci porta in una situazione un po' più facile, di gestione un po' più facile. Quello che vorrei anche dirvi è che sui periodici siamo arrivati anche a una mappatura più controllata dal punto di vista, diciamo, concreto della pertinenza, perché grazie a un lavoro di importazioni massive della classificazione di UI siamo arrivati a coprire una grossa percentuale dei nostri titoli. Parliamo di 22.000 su 24.000, quindi una percentuale, se non mi sbaglio, insomma, vicina al 90%. E questo ci aiuterà sicuramente nel lavoro di definizione della pertinenza dei titoli in una biblioteca piuttosto che in un'altra. Nella slide successiva vediamo un altro, ecco, un'altra cosa molto interessante sulle riviste, cioè la piccola percentuale dei correnti. Per i periodici cartacei parliamo all'incirca di 2000 abbonamenti attivi e la gigantesca percentuale invece dei periodici cessati, che è legata da un lato all'avvento dell'elettronico chiaramente e quindi alla soppressione, all'abbandono della copia cartacea, dall'altro al fatto che comunque alcune discipline, sotto abbiamo sempre i codici delle nostre biblioteche che magari sono in questo caso anche un pochettino già parlanti, chiaramente hanno praticamente smesso, abbandonato gli abbonamenti cartacei. Solo in minima parte abbiamo noi interrotto l'acquisto dell'abbonamento stesso. Ecco, quindi diciamo che il lavoro della deduplicazione è un lavoro che sicuramente dovremo cominciare ad affrontare. La nostra direzione sta portando avanti anche dei progetti pilota che proprio in questi mesi stanno facendo uno studio pratico anche per un'analisi così proprio dell'attività necessaria. Siamo bibliotecari, quindi non devo io adesso dilungarmi troppo in questo, però anche la revisione ha bisogno di tanto lavoro e di tanto lavoro che devono fare mani esperte, persone competenti. Quindi ci siamo preoccupati anche di questo aspetto, che sarà quello della formazione dei nostri colleghi, affinché quindi venga deciso con cognizione di causa che cosa va tenuto e che cosa va invece eliminato. Che cosa ci aspettiamo come opportunità da questo lavoro?
Beh, sicuramente la creazione di nuovi spazi liberi per la conservazione e lo sviluppo delle nostre collezioni, cioè lavorare per noi in biblioteche soffocate dal materiale librario non, sicuramente non porta buone prospettive. E anche per i nostri utenti uno spazio effettivamente meno affollato di libri potrebbe aiutare anche proprio al recupero a vista e anche non a vista nelle nostre sale di ciò che effettivamente si ha bisogno. E poi la possibilità di un aggiornamento. È chiaro che tutti gli anni le nostre collezioni crescono e quindi ci vengono fatte anche continuamente a noi delle umanistiche, per esempio, proposte di donazioni. Cioè dobbiamo anche pensare, nel caso anche di donazioni importanti, di recuperare spazio per poterle ospitare. E poi, ecco, nell'insieme una nuova immagine di biblioteca, anche appunto più aggiornata, più funzionale e più utile. Che cosa abbiamo pensato di fare anche durante questa fase di analisi? Di lavorare con i nostri docenti, cioè di aumentare anche la consapevolezza di questa necessità della revisione. Qualcuno già stamattina ha affrontato questa questione, cioè a volte i docenti sono restii, hanno il dubbio che revisionare e scattare possa diventare un'occasione di impoverimento delle collezioni. Noi poi delle umanistiche, cioè, siamo abituati anche al fatto che i nostri ricercatori, i nostri professori studino andando all'indietro, no? E quindi il rischio che magari anche solo l'allontanamento fisico di libri necessari, insomma, metterebbe anche subito una certa così difficoltà. E quindi come abbiamo fatto? Abbiamo cercato attraverso le nostre commissioni scientifiche, noi ne abbiamo due, una è la collezione, proprio la commissione di SBA, che è una commissione che dà un po' gli indirizzi, le policy. E poi abbiamo anche delle commissioni scientifiche all'interno dei nostri settori disciplinari. E qui devo dire che all'interno della nostra commissione umanistica, quasi anche un po' inaspettatamente, i professori invece hanno mostrato grande sensibilità a questa questione. E proprio stanno parlando di una necessaria cura dimagrante delle nostre collezioni, no? Perché così veramente creano un problema anche di accessibilità diretta. Quindi ecco, due i nostri bisogni, cioè uno quello proprio di lavorare a una proposta metodologica che sia condivisa tra i nostri colleghi e che faccia partire questa attività che sempre sporadica e mai coordinata alla fine ci ha portato a questa situazione. La nostra grande difficoltà sarà quella di assorbire tutto l'arretrato. Abbiamo 30 anni di accumuli che non sono stati mai snelliti, mai razionalizzati. E poi l'idea di ricreare una fisionomia documentaria alle nostre biblioteche che possa davvero essere di aiuto a chi le frequenta. Siamo consapevoli che oltre alle linee guida condivise e un sistema anche articolato come il nostro, servano sicuramente dei finanziamenti straordinari, delle risorse aggiuntive. Cioè non possiamo pensare di affrontare un lavoro di questo genere con le risorse che abbiamo attualmente. E ci piacerebbe molto che si lavorasse anche, come dire, in un contesto più allargato, che si possa anche andare un po' oltre la nostra università, cioè linee guida anche che magari possano aiutare, supportare nel lavoro. E appunto adesso la nostra dimensione così di progetti pilota è in corso, per cui non sono ancora pronta oggi a darvi dei risultati di quello che è. Però crediamo che la direzione sia una direzione assolutamente da prendere. Non abbiamo l'impressione che il digitale copra tutto quanto per le nostre aree disciplinari e che quindi il lavoro dentro la biblioteca debba anche continuare per questa strada, insomma, della biblioteca ibrida sicuramente. E fine.
Mi dispiace molto perché, come avevamo detto subito, sarà più difficile smettere di parlare che trovare gli argomenti. Una parola proprio velocissima. Questa è la foto, una delle foto suggestive delle nostre strutture. Anche noi lavoriamo, ecco, spesso in strutture storiche che hanno appunto da un lato la suggestione, dall'altro le criticità che ben conosciamo. Però sono anche le situazioni che ci stanno aprendo verso quelle dimensioni di cui si parlava questa mattina, anche di apertura verso la città, valorizzazione delle collezioni, valorizzazione anche dell'impatto sociale della biblioteca accademica nell'ambiente. E quindi comunque anche queste nostre location problematiche alla fine sono anche una ragione di orgoglio per noi. Grazie. Io mi scuso, ma direi di chiudere, magari di fare la pausa pranzo, se a voi va bene. Sì. Abbiamo visto cose belle, abbiamo visto chi deve fare ancora pezzi di strada e a che cosa si può arrivare anche, no? È importante condividere. E quindi questo momento di condivisione credo che sia stato veramente fruttuoso per tutti noi. Grazie. Massimo.